Allora, proseguiamo il nostro studio della macchina asincrona. Abbiamo visto che la nostra macchina, nell'ipotesi di alimentarla con un sistema simmetrico di tensioni sinusoidali, è rappresentata da un circuito equivalente che ha questo aspetto. Qui abbiamo l'induttanza di magnetizzazione, l'induttanza di traferro, la resistenza statorica, l'induttanza di dispersione statorica, qui abbiamo l'induttanza di dispersione rotorica riportata allo statore e qui la resistenza rotorica però divisa per questo fattore che è lo scorrimento, definito come la differenza fra la velocità del campo rotante generato dal sistema di corrente statorica e il campo magnetico rotante, la velocità del rotore rapportata alla velocità del campo magnetico. Spesso espressa anche in percentuale. Qui abbiamo la tensione, il fasore della tensione applicata agli avvolgimenti statorici, qui c'è la corrente I con S, ovviamente siamo in alternata, quindi è il fasore della corrente I con S, qui il fasore della corrente I'R, che è la corrente rotorica riportata allo statore secondo il coefficiente di riporto che abbiamo già visto più volte. Questo è un circuito equivalente di fase ma al tempo stesso di macchina, per farvi comprendere è di fase perché qui compaiono le grandezze di fase lungo i parametri longitudinali. La L con M invece, l'induttanza di magnetizzazione, tiene conto dell'accoppiamento magnetico tra statore e rotore, ma l'accoppiamento magnetico dovuto al campo risultante al traferro, che tiene dentro i contributi di tutte le correnti, quindi di tutte le fasi. No, tant'è che noi quando abbiamo costruito l'induzione risultante al traferro, vi ricordate che abbiamo fatto anche la sommatoria e estesa le fasi. Quindi diciamo, volendo essere precisi, è un circuito equivalente di fase e al tempo stesso di macchina attraverso la presenza di questa L con M. Perché vi dico che è di fase? Perché quando poi andiamo a fare il calcolo per esempio delle potenze assorbite dobbiamo moltiplicare il numero di fasi, delle potenze estive dobbiamo moltiplicare il numero di fasi. Ora vi ricordo diciamo le equazioni a cui noi siamo che governano questo circuito, I con S meno J omega L con M che moltiplica I con S più I primo R uguale R con S I con S più J omega L sigma S per I con S. Invece sul rotore abbiamo meno J omega L con M, I con S, I primo R, uguale R primo R per I primo R, primo S, più J omega L primo sigma R per I primo S. Ora, la tensione ai cavi di questa induttanza è la I con S, la forza elettromagnetica indotta negli avvolgimenti statorici, ovviamente in questo caso il fasore della forza elettromagnetica statorici per effetto del mutuo accoppiamento fra statore e rotore, quindi per effetto del flusso che si concatena di quelle linee di forza che si concatenano con statore e rotore. Poi siamo in sinusoidale, però se vi ricordate dal modello dei valori istantanei noi abbiamo ottenuto che il componente simmetrico della forza elettromagnetica indotta nello statore a cosa era uguale? Era uguale a meno L con M per la derivata rispetto al tempo di I con S in S più I primo R in R per elevato a J P theta. E se andate a fare, a particolarizzare questa espressione nel caso in cui I con S è di alimentazione sinusoidale, quindi I con S è radical 2 di S fasore per elevato a J omega T, I primo R è uguale in I primo R in R è uguale a radical 2 R per E elevato a J omega meno P omega R, vi ricordate? Perché la pulsazione delle correnti rotoriche omega meno P omega R T, e tenete conto che theta è uguale a omega R T, se assumiamo theta 0 uguale a 0, andando a sviluppare queste espressioni viene fuori che la I con S in termini di fasori è uguale proprio a meno J omega L con M che moltiplica I con S più.
Quindi questa è la forza elettromagnetica indotta per effetto dell'accoppiamento mutuo tra statore e rotore, quindi delle linee di forza che si concatenano con entrambi gli avvolgimenti. Chiaramente ci sono delle linee di forza che si concatenano solo con lo statore e non con il rotore, viceversa, e danno luogo quindi a queste cadute, queste di cui si tiene conto attraverso le induttanze di dispersione, che si assumono costanti, perché come al solito, cioè in analogia a quando abbiamo fatto per il trasformatore, queste linee di flusso disperso hanno un tratto di sviluppo in area che è dominante, prevalente rispetto al tratto in ferro, e quindi di conseguenza si può ritenere lineare il legame tra il corrispondente flusso disperso e la corrente. Vi ricordo che questa espressione, questa equazione rotorica, noi l'abbiamo ottenuta attraverso una piccola manipolazione, perché abbiamo introdotto il termine dello scorrimento. In realtà l'equazione di partenza, se rispacchetto lo scorrimento, lo moltiplico per i termini, qui era meno j omega meno p omega r, perché moltiplica l con n per i con s più i primo con r, uguale r primo r da sola per i primo r. Questa è l'equazione sul rotore, quindi senza riporto allo statore in frequenza, più j omega meno p omega r per l' singola r, non dimentichiamo l'induttanza, per l'primo r. Bene, questa equazione scritta così, diciamo, non ci era utile per arrivare alla rappresentazione in termini di circuito equivalente del modello. Quindi abbiamo quell'artificio di dividere per omega meno p omega r, moltiplicare per omega per far comparire le riattanze alla pulsazione omega, alla pulsazione della limitazione. Però questa equazione così ci dice, questa è la realtà del rotore, ci dice che il rotore, le grandezze rotori hanno una pulsazione che è omega meno p omega r. Io insisto su questo perché ve lo ritroverete davanti anche in altre applicazioni. La pulsazione delle grandezze rotoriche in una macchina sincrona è omega meno p omega r, quindi è omega soltanto, coincide con la pulsazione di alimentazione soltanto quando la macchina è ferma. Dalla definizione di scorrimento, questo lo potete scrivere anche come omega meno p omega r diviso omega, la pulsazione rotorica è anche s omega, cioè la pulsazione di scorrimento. Pulsazione delle grandezze rotoriche in una macchina sincrona è data dal prodotto dello scorrimento per la pulsazione di alimentazione. Quindi, per esempio, quando la macchina è ferma, lo scorrimento quanto vale? A macchina ferma lo scorrimento vale 1 e quindi S omega vale omega, giustamente anche omega meno p omega r, a macchina ferma vale omega, cioè a macchina ferma la pulsazione delle grandezze rotoriche coincide con la pulsazione di alimentazione. Invece, quando siamo al sincronismo, quando cioè la omega con r coincide con la velocità del campo rotante, allora lo scorrimento vale 0 e la pulsazione delle grandezze rotoriche è 0. Ma perché è 0? Perché non ci sono grandezze rotoriche, non ci sono forze elettromotrici indotte, no? Se la macchina ruota alla stessa velocità del campo magnetico rotante. Condizione questa che abbiamo detto non si verifica nella realtà, perché comunque la macchina deve sviluppare un po' di coppia, quindi deve assorbire un po' di corrente per compensare le perdite relative di girazione. Questo termine qui ovviamente coincide con la forza elettromotrice indotta, con fa solo della forza elettromotrice indotta nel circuito rotorico. Quindi diciamo la mia prima R è data da questa relazione, quindi posso scrivere, poiché omega meno p omega r è uguale a s per omega, a meno j s omega che moltiplica l con n per i con s più i primo r. Se la guardiamo, questa diventa uguale proprio a S per E con S. Cioè la forza elettromotrice, l'ampiezza, se volete, il fasore, ma anche l'ampiezza della forza elettromotrice indotta nel circuito rotorico, riportata dallo statore, è S volte quella, la forza elettromotrice indotta statorica. Ok? Quindi significa che se so l'avviamento, E' R è uguale a E con S, perché l'avviamento S è uguale a 1. Man mano che la macchina parte, diminuisce la forza elettromotrice indotta perché diminuisce lo scorrimento, man mano che la macchina si avvia e va verso la velocità di sincronismo, S diminuisce e quindi diminuisce l'ampiezza della forza elettromotrice indotta, che si annulla
lo ripetiamo ancora una volta, quando la macchina dovesse arrivare, quando la macchina dovesse arrivare all'angolo superiore, d'accordo? Quindi altra relazione fondamentale di cui dovete avere traccia. Adesso vediamo di ricavare, vi ricordate nel trasformatore, noi avevamo ottenuto che V la eroga la 4,44 FNT, no? Che ho detto, quella è la relazione da cui si parte anche per il dimensionamento di un trasformatore. Vediamo se anche in questo caso abbiamo una relazione simile, cioè voglio trovare una relazione tra flusso e forza elettromotrice o tra flusso e corrente, che mi serve poi anche per venire a una rappresentazione delle perdite nel ferro. Bene, per fare questo, perché su questo argomento spesso diciamo, nei libri trovate delle formule che sono sbagliate, proprio sbagliate insomma anche abbastanza, in maniera abbastanza marchiata. La maniera corretta, come al solito, è quella di partire dalla distribuzione di induzione al traferro, che ormai abbiamo imparato, credo proprio quasi a menadito. La distribuzione di induzione al traferro, ve la ricordo, è sempre come al solito una macchina trifase 3 mezzi, mi 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, n con s si con s, poi abbiamo parte reale di i con s in s più i primo n in r per e elevato a j p omega, tutto per e elevato a meno j più alto. E questa l'abbiamo imparata. Adesso la particolarizziamo ancora una volta nel caso sinusoidale, quindi la b delta. Caso sinusoidale significa che i componenti simmetrici hanno questa forma qui, d'accordo? Ometto di ripetere ancora una volta, un sistema di correnti simmetriche circolando in avvolgimenti simmetrici e così via. Allora, quindi sarà 3 mezzi, di 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, n con s, si con s, tiro fuori un radical 2, e qua viene parte reale di alla fine rimarrà i con s più i primo r, è vero? Perché qua l'elevata g omega rt si compone con questa elevata g omega rt, rimane soltanto elevato a g omega t per elevato a meno g più alto. Ditemi se vi convince, soltanto solo un passo ne ho fatti due. Guardiamo questa i con s più i primo r, lo ricaviamo dall'espressione della i con s, i con s più i primo r, da questa relazione abbiamo che i con s più i primo r è uguale a i con s diviso meno g omega l m, vero? Quindi posso far comparire la e con s in questa espressione e allora viene fuori 3 mezzi di 0 diviso pi greco, 0 diviso pi, 2 diviso pi greco, n con s si con s, radical 2, poi abbiamo un omega lm che tiro fuori, quindi diviso omega l con m, e poi abbiamo parte reale, sperando di non aver dimenticato nulla, di c'è un meno iota al denominatore, quindi facciamo così, scriviamo il cubo diviso meno iota che moltiplica i con s, che moltiplica, scusate, e con s, per elevato a j omega t meno p alto. Vabbè, 1 diviso meno j fa meno iota, moltiplico per iota sopra e sotto. Però la cosa importante adesso è che l'ampiezza della distribuzione, cioè alla fine la mia distribuzione di induzione, la mia bidetta di alfa t, sarà uguale a una bm delta, cioè un valore massimo, per, siccome qua c'è la parte reale di tutta questa roba qui, quindi per un seno o un coseno
arteriale di questa roba qui, quindi sostanzialmente per il seno tutto questo è uguale a J, e con S meno J con S per elevato a J omega T meno T alfa. Il mio E con S, se volete, lo posso scrivere. Modulo di E con S per E elevato a J per l'argomento di E con S, senza che battezziamo altre variabili. D'accordo? Quindi io qui ho una BM delta che moltiplica la parte reale, che cosa rimane dentro? Rimane meno iota e rimane E elevato a J per l'argomento di E con S per E elevato a J omega T meno P alfa. Vabbè, questo è un segno, no? Se la parte reale di questa roba qua è il segno di tutto questo termine elevato. La cosa interessante è il BM delta, a quanto è uguale? L'ampiezza dell'induzione è 3 mezzi mi 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, n con s, xi con s, radical 2, poi c'è omega, e poi ci sta l con m. Ve la ricordate la l con m? Noi l'abbiamo ricavata analiticamente, adesso la riscriviamo qui, e poi facciamo le semplificazioni. L con m è uguale al numero di fasi 3 V0 dl n con s si con s al quadrato diviso pi greco delta. Sperando di non aver dimenticato nulla, la potete poi verificare. Professore, prego. Scusa, non mi è chiaro il meno j con s. Se lei qui moltiplica sopra e sotto per j, sì. Qua viene J, qua viene, scusa, viene più J. Quindi qua viene più J, quindi qua viene banalmente il segno. Allora, andiamo a fare le semplificazioni. Quindi pi greco delta e pi greco delta va via, 2 e 2 va via, 3 e 3 pure lo mandiamo via. V0 e V0 ancora, un n con s e xi con s con un n con s e xi con s, e quindi il mio BM delta viene alla fine radical 2 diviso omega, poi c'è 1 diviso dl n con s xi con s. Ci abbiamo mancato ancora la E con S nell'ampiezza, vi trovate, ci vuole anche E con S, la dico 2 E con S, e quindi qua viene E con S. Allora abbiamo ritrovato il legame tra l'ampiezza dell'induzione risultante al traferro, cioè il valore massimo dell'induzione, e la forza elettromotrice indotta nel circuito statonico E con S. Cioè, ora che E con S è uguale a omega diviso radical 2 dl n con S si con S che moltiplica bm delta. Omega è 2 pi greco f, quindi 2 pi greco diviso radical 2 fa 4,44, quindi ritroviamo 4,44 f n con S con S di L BM delta. È quasi simile a quella che abbiamo ritrovato nel trasformatore, ma manca il flusso, però possiamo far comparire anche il flusso, anche se questa, diciamo, comunque è significativo. Prego. L con M non porta avanti MS? Sì, c'è 3 avanti, è giusto, è giusto. Trovate? Quindi questo è il legame tra E con S e BM delta.
Che significa questo? In questo circuito, vedete, se io trascuro la caduta qui sui parametri statorici, la tensione è in ampiezza più o meno uguale alla I/S. Quindi all'aumentare della tensione, così come nel trasformatore, vi ricordate, nel trasformatore aumentava il flusso e quindi a parità di sezione del circuito magnetico aumenta la tensione. Qua di nuovo un legame sostanzialmente tra I/S e quindi in prima approssimazione tra tensione e ampiezza dell'induzione. Allora, all'aumentare della tensione la macchina aumenta il valore massimo dell'induzione, l'ampiezza dell'induzione risultante al traferro. Quindi se aumenta troppo la tensione la macchina può andare in saturazione. Per far comparire il flusso andiamoci a calcolare il flusso. Abbiamo calcolato il flusso concatenato con tutto l'avvolgimento, calcoliamoci il flusso phi delta, che è il flusso concatenato con una sfida che ha passo polare, una generica sfida posta sulla superficie di traferro, quindi statore o di rotore, che abbia passo polare. Quindi non è un flusso fisicamente presente nella macchina. Se volete, in analogia col trasformatore, ricordate, il trasformatore avevamo già parlato di flusso, quello che si concatena con una spira, e poi abbiamo, perché lì il flusso di Moodle concatenava tutte le spire, no? E quindi lo ricavavamo come prodotto del numero di spire per il flusso concatenato con una spira. Però lì le spire sono tutte in asse, qua le spire non sono in asse, sono sfasate spazialmente. Quindi indichiamo con phi delta questo flusso, che è il flusso concatenato con una spira a passo diametrale. Spira a passo diametrale, devo fare sostanzialmente l'integrale tra meno pi greco fratto 2π, quindi da meno 90 più 90 per elettrici, a più pi greco fratto 2π, della b delta di alfa t, in de alfa. Ovviamente, siccome stiamo integrando in de alfa, il flusso lo devo fare in lineare di di mezzi e poi devo moltiplicare per L. Scriviamoci allora la nostra V delta, e BM delta, lì viene parte reale, la riscriviamo qui, parte reale di iota per elevato a j che moltiplica omega t meno pi alfa più l'argomento di E/S. E quindi sarà uguale a bm delta la parte reale di questo signore qui è bm delta con un meno per il seno di omega t meno pi alfa più l'argomento di E/S. Vero? Perché c'è J davanti, quindi quando vado a moltiplicare la parte e quindi questa, diciamo, è la mia induzione. C'è un meno che non mi convince, però insomma vediamo che abbiamo preso un'altra strada rispetto, si può fare in tanti modi ovviamente. Allora qui viene meno di L mezzi bm delta integrale tra meno pi greco fratto 2π e pi greco fratto 2π di bm delta, l'ho tirato fuori, del seno di omega t meno pi alfa più l'argomento di E/S in de alfa. Quindi questo è uguale a meno di mezzi e per L bm delta, qui la primitiva di seno sarebbe meno coseno, vi trovate? Diviso meno p,
quindi viene direttamente diviso P coseno di omega t meno P alfa più argomento di ego S. Tutto quanto calcolato tra meno pi greco fratto 2p e più pi greco fratto 2p. Ti convince? Se faccio la derivata di questo viene seno, quindi viene più sarebbe questo, moltiplicato meno pi, quindi il pi va via, viene meno seno, moltiplicato meno pi, il pi va via e quindi va via. E quindi il mio φ delta, flusso concatenato con una spiga a passo diametrale, sarà uguale a meno d mezzi dl mezzi fratto p dm delta coseno, allora viene coseno di omega t meno pi greco mezzi più argomento nel fasore di E con S meno il coseno di omega t più pi greco mezzi più l'argomento del fasore E con S. Allora, qui è coseno di omega t, se cambio il segno all'argomento, il coseno non cambia segno, quindi coseno di pi greco mezzi meno tutto quest'angolo, ma il coseno di pi greco mezzi meno se c'è un angolo alfa, 90 meno alfa è questo qui, quindi io voglio il coseno pi greco mezzi meno alfa, chiamato alfa diciamo tutto quest'angolo, tutto l'argomento al di fuori di pi greco mezzi, il coseno di pi greco mezzi meno alfa è uguale al seno di alfa. Mi trovate? Quindi questo qui è seno di omega t più argomento con S e analogamente il coseno di pi greco mezzi più un angolo, il coseno è uguale al seno in valore assoluto ma è negativo, quindi questo qui è meno meno più seno di omega t più l'argomento di con S. Tutto questo per dire che alla fine il mio φ delta è pari a d mezzi dl mezzi fratto p, perché il 2 va via, per dm delta per il seno di omega t più l'argomento di equivalenza. Quindi vedete, il flusso concatenato con una generica spira a passo diametrale è una funzione sinusoidale del tempo. Ok? Se volete potete scriverlo meno phi m delta, flusso massimo, per il seno di omega t più l'argomento di E con S. A me interessa il flusso massimo, perché io voglio in qualche modo controllare il valore di, i valori di possibile saturazione della macchina. Quindi il flusso massimo a quanto viene uguale? L'ampiezza del flusso è uguale proprio a D per L diviso P per Vm delta. Attenzione, questo che flusso massimo è? Questo non è il flusso massimo concatenato con un avvolgimento, è il flusso massimo concatenato con una generica spinta a passo di diametrale posto sulla superficie della terra. Andiamola a sostituire in questa espressione. Lo facciamo qua.
Allora, io ho trovato che la mia è con S. Valore efficace della forza elettromagnetica indotta nel circuito statorico è pari a 4,44 F ed è con S, si con S di L per il valore massimo dell'induzione al traferro. Ma il valore massimo dell'induzione al traferro me lo ricavo da qui. Vm delta è uguale a P per il valore massimo del flusso concatenato con una generica spina a passo diametrale della superficie di traferro diviso dl, e quindi andando a sostituire qua viene 4,44 F N con S si con S P per Φ M. E questa è la relazione tra i con S e l'ampiezza del flusso a traferro. L'ampiezza del flusso a traferro concatenata con una spira a passo diametrale. Vedete, compare anche P. Cioè, voi nei libri la trovate, FNF, ci trovate qui un Φ generico, non si capisce qual è. P non c'è. E quindi se poi si va a dimensionare la macchina partendo da quella relazione si trovano i numeri all'otto. Funziona se la macchina è una coppia polare. Quindi abbiamo la relazione tra E con S e l'ampiezza del flusso dell'induzione al traferro, la relazione tra E con S e l'ampiezza del flusso al traferro, dove però, ripeto, l'ampiezza del flusso al traferro è un'ampiezza di un flusso fisicamente non esistente, è il flusso concatenato con una spira generica che abbia massa diametrale. Se torniamo un attimo su questa espressione di E con S, L con M per le correnti rappresenta il flusso, quindi questo è anche uguale a meno J omega per il fasore del flusso, del fasore del flusso, giusto per essere completi e coerenti. Ora, rappresentazione delle perdite nel ferro. Ma è abbastanza semplice, perché le perdite nel ferro, vi ricordate, l'abbiamo fatto nel caso del trasformatore, sono somma di due componenti, perdite per isteresi e perdite per correnti parassite. Le prime dipendenti linearmente dalla frequenza, K con I per F per valore massimo dell'induzione elevato a un coefficiente alfa, che abbiamo detto coefficiente Richter che varia tra 1,8 e 2,2, che possiamo assumere pari a 2, più diciamo un'altra costante KP relativa al termine per corrente parassite, che è proporzionale al quadrato della frequenza per il quadrato del valore massimo di funzione. Quindi se fisso la frequenza, fissata la frequenza di funzionamento, anche F è una costante, quindi se e alfa lo assumo pari a 2, diciamo che tutto questo è proporzionale attraverso un coefficiente al quadrato del valore massimo di funzione. D'accordo? Noi il valore massimo di funzione l'abbiamo chiamato Bm delta, eccolo qua. E quindi le mie perdite nel ferro, nella macchina asincrona, saranno proporzionali attraverso questo coefficiente al quadrato di Bm delta. Ma Bm delta l'abbiamo scritto da qualche parte, ce lo ricaviamo in funzione di E con S, quindi saranno pari KFE che moltiplica E con S al quadrato diviso 4,44 F N con S si con S che moltiplica DL tutto quanto elevato al quadrato, vero? Allora io voglio inserire le perdite, quindi vedete, le perdite del ferro sono dipendenti. Le voglio esprimere in questo modo, posso esprimerle in questo modo, come E con S al quadrato diviso una resistenza R con M, poiché queste però sono quelle che ho ricavato, sono le perdite complessive, io lo voglio le perdite per fase, basta che metto qui un 3 se la macchinetta è in fase. Quindi voglio rappresentarla in questi termini, il che significa rappresentare le perdite del ferro attraverso una
resistenza R con M posta in parallelo all'induttanza di trafetto R con M. Per ricavare L con M immediato, confrontando queste due relazioni, R con M sarà uguale a le perdite complessive del ferro diviso 3 volte L con S al quadrato, e quindi R con M viene fuori le perdite del ferro divise con S, viene proprio questo che dice, che viene K al ferro diviso 3 volte 4,44 F N con S Xi con S vedete, dipendono soltanto dalla frequenza, dal numero di spire, dalle dimensioni di macchia e da questo coefficiente che ovviamente è legato alla qualità del ferro, no? Alla natura del ferro che sta utilizzando. Però diciamo, questo ci dice che posso rappresentare, così come ho fatto con il trasformatore, le perdite del ferro attraverso una resistenza in parallelo. Vi dico subito che questa resistenza normalmente però poi non viene portata in conto, cioè tenere conto delle perdite del ferro è importante ai fini della valutazione del rendimento della macchina, ma ai fini della determinazione delle altre grandezze, per esempio la coppia piuttosto che le correnti assorbite e quant'altro, diciamo che normalmente il termine magnetizzante è molto più ampio, quindi di conseguenza l'errore che si commette nel trascurare la presenza di R con M, ripeto, a meno che non si tratti della determinazione del rendimento, si può ritenere accettabile. Domande? Lì R e M non dovrebbe essere cioè 444 F al numeratore, ha fatto il contrario? R con M è uguale a PFE diviso per S al quadrato. PFE è questo qui. No, ma R con M è 3 volte con S diviso PFE. No? R con M è uguale a 3. Oh sì sì sì, scusate. Sì, sì, 3 volte R con M è 3 con S al quadrato diviso PFE. Vabbè, e poi di cosa viene al contrario, allora a questo punto cominciamo a studiare questa macchina dal punto di vista delle caratteristiche esterne all'asse, in termini di coppia sviluppata, di corrente assorbita. Noi abbiamo già ricavato, abbiamo fatto un bilancio energetico che qui ripetiamo, abbiamo detto sostanzialmente la macchina assorbe una potenza di ingresso che è 3 volte V con S scalare con S, dissipa energia sotto forma di effetto Joule, Pg negli avvolgimenti statorici sarà pari a 3 volte R con S per I con S al quadrato, e chiaramente c'è anche una dissipazione di energia per effetto delle perdite del ferro che sarà pari a 3 volte R con M per I con A al quadrato, se chiamo I con A la corrente che circola qui dentro e la resistenza R con M, o se volete 3 volte E con S al quadrato diviso R con M. Quello che rimane rappresenta quella che normalmente viene chiamata potenza al traferro, P detta, o anche potenza sincrona, trovate in qualche synchronous power, trovato in qualche testo, air gap power, potenza al traferro, synchronous power, che ovviamente da questo circuito è pari proprio alla potenza resa disponibile, l'unico elemento dissipativo in questo circuito è questa resistenza, quindi sarà pari a 3 volte R' diviso S moltiplicato R' al quadrato. Questa potenza in parte viene dissipata per effetto Joule nel rotore, quindi PgR, e la potenza dissipata nel rotore è 3 volte R' per R' al quadrato, e quello che rimane
e potenza disponibile all'asse. Attenzione, disponibile all'asse, non che posso utilizzarla tutta all'asse, perché una parte serve per compensare le perdite per attrito e ventilazione. Quindi diciamo, quella che io poi posso realmente utilizzare all'asse sarà la potenza meccanica complessiva ridotta delle perdite per attrito e ventilazione. Quindi quella che rimane è potenza meccanica, che quindi è pari, abbiamo detto, a pi delta meno pjr, e quindi se andiamo a fare la differenza viene 3 r'r per 1 meno s fratto s per il primo r al quadrato. Tant'è che in qualche testo voi trovate questo circuito rappresentato in maniera leggermente diversa, cioè dice guarda, ma a questo punto poiché la tua r' diviso s è uguale a r' più r' per 1 meno s fratto s, beh, voi fate la somma, che poi è quello che ho fatto qui, no? Il mio circuito lo posso rappresentare in questo modo. Quindi qua c'ho la mia rs, la l sigma s, qua ci metto la r' pulita del rotore, che portata dallo statore, qua la l sigma r, e qua ci sarà la r' per 1 meno s fratto s. La potenza dissipata su questa resistenza coincide con la potenza meccanica, tant'è che qua, diciamo, in qualche testo concludono questa è la resistenza equivalente al carico meccanico. Vi confesso che a me è una terminologia che non piace, è un po' semplificativa, però se vi fa piacere ricordarlo così, si basa proprio sul fatto di aver preso la R' diviso S e diviso in R', quindi la potenza dissipata qui sopra è proprio la potenza dissipata per effetto Joule nel rotore. Quello che rimane è la potenza meccanica, e l'abbiamo ritrovata anche lui da questo lato. Vi trovate? Poi ci siamo ricavati la coppia, abbiamo detto ma la potenza meccanica è uguale alla coppia per la velocità. La velocità la posso esprimere in funzione dello scorrimento, da qui come omega diviso P per 1 meno S, e quindi la coppia sviluppata dalla macchina sarà uguale alla potenza meccanica per P su omega per 1 diviso 1 meno S. Sostituisco l'espressione della potenza meccanica che ho trovato e quindi viene fuori 3 R' diviso S P su omega per il primo R al quadrato. Cioè, se guardate questa formula, posso riscrivere così, come 3 volte R' diviso S per il primo R al quadrato fratto omega su P. Ma questa che cos'è? In termini di potenza? Questa è proprio la potenza? Oh, guardate lo schema di potenza che abbiamo fatto. È la potenza 3 euro. Quindi qua è R fuori, P delta diviso omega su P, che è la velocità del campo rotante. Quindi la mia P delta, la potenza traferro, la posso esprimere anche come la coppia per la velocità del campo rotante, mentre la potenza meccanica è la coppia per la velocità del rotore. Cioè vedete, nel passaggio statore-rotore io ho un degrado, ovviamente energetico, nel senso che ho una dissipazione. Questo degrado mi comporta, lo ritrovo in termini di potenza, su una riduzione della velocità, ma non su una riduzione della coppia. Cioè la potenza traferro è la coppia per la velocità del campo rotante, la potenza meccanica è la coppia, sempre la stessa, per la velocità del rotore. La cosa che dovete ricordare, che ci servirà, è che le perdite Joule nel rotore, che abbiamo scritto qui, eccole qua, sono ottenute moltiplicando per S la potenza al traferro. Quindi posso scrivere che le perdite Joule nel rotore sono S per P delta. Questo è importante perché significa sostanzialmente che all'aumentare dello scorrimento, se la macchina lavora con scorrimenti elevati, ho delle perdite per effetto Joule rotore più grandi, e quindi sicuramente un comportamento energetico peggiore, un rendimento quindi peggiore. Ho
essere perdita, è evidente che il rendimento della macchina dovrà essere per forza minore di 1 meno S. P con N, più P di GR deve fare P di S. E quindi diciamo, se questa è S, questa è 1 meno S, no? Quindi poiché il rendimento io lo posso scrivere come la potenza meccanica divisa la potenza meccanica più le perdite, quindi perdite nel rame di statura, più perdite nel rame di rotura, più perdite nel ferro. Immaginando anche che la macchina sia stata fatta in maniera perfetta sullo statore, quindi che non ci siano perdite statoriche nel rame, che non ci siano perdite del ferro, le perdite del rame rotorico ci sono comunque perché sono S volte P di vita, la potenza meccanica quindi è 1 meno S, se andate a fare i conti viene che il rendimento è comunque sempre minore di 1 meno S, che conferma quello che vi dicevo io: più piccolo è lo scorrimento di lavoro, più alto è il rendimento. Quello è un estremo superiore del rendimento, cioè il rendimento è sicuramente più basso di lui. Però se una macchina ha uno scorrimento per esempio di 0,02, il suo rendimento sarà sicuramente minore di 0,98, sarà 0,95, 0,94, 0,93, ma non può essere 0,99, cioè fisicamente non può proprio essere 0,99. Mi convince? Cioè, a questo punto io, è necessario che io ricavi l'espressione della coppia in funzione della velocità, alias l'espressione della coppia in funzione dello scorrimento, perché scorrimento e velocità sono legati fra di loro. Beh, lo posso sicuramente fare. Io ho ricavato che la coppia, dove sta? L'abbiamo scritta qui. Quindi abbiamo ricavato che la coppia è uguale a 3 volte P su omega R' diviso S per R' al quadrato. E beh, quindi una volta che ho fissato la tensione di alimentazione e conosco i parametri del motore, dal circuito equivalente mi ricavo qui. Che è successo? Allora, seguite il ragionamento. Per ogni velocità, significa per ogni scorrimento, che fissata la velocità resta fissato lo scorrimento, però c'è la corrispondenza più minima da quella relazione di questa relazione. Fissata la velocità, resta fissato lo scorrimento, resta fissata questa resistenza. Quindi per la tensione di alimentazione che voi imponete alla macchina, vi ricavate le correnti, entrate in questa relazione e quindi siete in grado di ricavarvi per ogni velocità la coppia. Un esercizio di elettrotecnica, si fa con un foglio Excel. Implementiamo le formule e poi dopo facciamo scorrere lo scorrimento con la velocità e quindi otteniamo la funzione, la coppia in funzione della velocità. Per avere però una relazione, delle relazioni che siano ingegneristicamente gestibili, anche in questo caso facciamo ricorso al circuito equivalente semplificato spostando il cappio a bordo, cioè noi ci possiamo riferire a questo circuito qui, che poi come vedremo il circuito equivalente che io riesco a ricavare dalle prove. Quindi qui c'ho la mia R con N, qua la mia R con N, qui R con S, L sigma S, R primo R diviso S, L primo sigma R. Qui c'è la tensione di alimentazione P con S, qua c'è I con S, qua c'è il primo R, beh, qua c'è la somma, che una parte va in, cioè, in corrente magnetizzata e una parte è componente. Vedete che adesso la mia I primo R è molto facile da ricavare, e quindi la coppia sarà 3P su omega R primo R diviso S, quindi D con S al quadrato diviso R con S più R primo R diviso S al quadrato più omega quadro, che moltiplica L sigma S più L primo sigma R al quadrato.
prima non lo riuscivo a scrivere, ma potevo pure scrivere, è un'impedenza equivalente, però è una formula che non ingestibile anche dal punto di vista della, dell'individuazione delle dipendenze funzionali, cioè, della coppia delle diverse parti. Perché la mia epimo R al quadrato è data proprio dal quadrato della tensione diviso il quadrato del modulo dell'impedenza longitudinale. Quanto è buona questa approssimazione? Allora, cosa sto facendo? Sto di fatto trascurando le cadute provocate da questa corrente, che è la corrente assorbita in condizioni di funzionamento a punti vuoto. Qui qual è? Quando è aperto questo ramo? No, facciamo l'analogia con il trasformatore. Quando è che è aperto il ramo rotorico? Quando lo scorrimento è uguale a zero, perché diventa infinita questa impedenza. Quando è che lo scorrimento è uguale a zero? Quando la macchina sta girando al sincronismo. Quindi la condizione di vuoto che ho nel trasformatore, nel caso della macchina sincrona, diventa la condizione di sincronismo. Quindi quando qui è aperto questo ramo, quindi questa è la corrente a vuoto, io sto trascurando le cadute provocate dalla corrente a vuoto su questa impedenza. Diciamo che questa semplificazione è tanto migliore quanto più piccola è la corrente a vuoto. Nel caso della macchina sincrona, vi ricordate nel trasformatore la corrente a vuoto quando abbiamo detto che è uguale? È l'ordine del, rispetto alla corrente nominale, del per cento, 1%, tant'è che nei trasformatori di distribuzione normalmente viene imposto la regola all'1%. Nel caso del trasformatore, come ve l'aspettate questa corrente? Ragioniamo sulla corrente magnetizzante, le perdite del ferro, sono le perdite del ferro, dipende dalla qualità del ferro che uso, diciamo che sono confrontabili con quelle del trasformatore, ma la corrente magnetizzante è sicuramente, a parità di ogni altra condizione, più grande. Perché? Perché nella macchina avete comunque il traferro, voi dovete comunque ammettere un traferro per far girare il rotore nell'ossatore, e quindi c'è un tratto di circuito magnetico in aria che, per quanto piccolo, esiste. Nel caso del trasformatore, io gli avvolgimenti li metto uno sull'altro serrati, per cui diciamo il traferro esiste, ma insomma è veramente residuale. Qua non posso metterli uno sull'altro, cioè gli avvolgimenti sono distanti, uno sta sullo statore e un altro sta sul rotore, e in mezzo c'è il traferro. Quindi l'accoppiamento magnetico tra avvolgimento statore e rotorico è sicuramente, tra virgolette, peggiore di quello che ho nel caso del trasformatore, in cui riesco a realizzare una struttura in cui il concatenamento è sicuramente migliore. Mi seguite? Questo per dire che la corrente magnetizzante non può essere più del per cento della corrente nominale. Quanto vale? Beh, nei libri voi trovate tra 20% e 40% della corrente nominale. Io vi dico che sono andato, le aziende le ho girate, motori industriali di piccola potenza si arriva anche all'80% della corrente nominale, soprattutto quando si utilizza ferro abbastanza scadente. Per esempio, c'era una ditta che produceva lavatrici italiane, la quale si chiedeva perché, a parità di ogni altra dimensione sui motori rispetto a quelli della Siemens, che faceva la Wurzburg, la Siemens ha Wurzburg, un Baden-Württemberg, una fabbrica che fa esclusivamente piccoli motori, da quelli per tergicristallo a quelli per lavatrici, motori diciamo al di sotto del kilowatt. All'epoca faceva 1 milione di motori l'anno, produceva, insomma. Era specializzata soltanto in piccoli motori. Ebbene, lo stesso motore per lavatrici della Siemens e diciamo, di quest'altra ditta, quello di quest'altra ditta era grande il doppio, perché sennò non riuscivano a contenere. Ma il motivo era molto semplice: Siemens usava lamierino magnetico, infatti era pure grigio. Quelli usavano la stessa lamiera che usavano per i frigoriferi, facevano il pacco di lamierini del motore. Quindi aveva una cifra di perdita incredibile, e quindi i rendimenti molto, molto bassi. Ci andava molto, c'era una costa. Come al solito, il gioco vale la candela, no? Quindi prendevano la stessa lamiera che usavano per fare la portiera dei frigoriferi, diciamo, perché la frigoriferi la tagliavano, ci facevano le cave, cioè, facevano un pacco. Soluzione geniale, però ovviamente poi lo pagavano nel termine di perdite del ferro, di corrente magnetizzante, che chiaramente ce ne voleva molto di più per creare il flusso, perché la permeabilità era sicuramente peggiore, eccetera. Quindi diciamo, questo numero, diciamo che per le macchine dal kilowatt in su, dai 10 kW in su, più alta è la potenza, più vado verso valori bassi di questa percentuale. Per macchine di potenza frazionaria, per macchine di potenza frazionaria si intendono le macchine di potenza inferiore al cavallo, quindi ai 760 watt, già al di sotto del kW, va bene? Fractional horsepower motor.
dicono gli inglesi. Motori, potenza frazionale, horsepower, che portavano. Qualcuno lo intende al di sotto del chilo, qualcuno intende al di sotto del cavallo, insomma ci siamo intesi come ordine di grandezza. Questo, cioè, questo numero può arrivare anche al 60-70%, ok? Della corrente assoluta. Questo per dirvi che questa approssimazione va sicuramente molto bene per motori al di sopra del kilowatt, diciamo più alta la potenza, diciamo al di sopra di 11 kilowatt di su, l'approssimazione non crea grossi problemi. Per piccoli motori, come vedete in laboratorio, questa approssimazione vi può portare a dei risultati strani, perché diciamo perché l'incidenza di questa caduta non è assolutamente trascurabile. In quel caso bisogna poi provare a misurare la resistenza con uno strumento apposta, fare un ricordo di temperatura e di frequenza, insomma bisogna un po' arrangiarsi. Comunque immaginiamo di poter effettuare questa semplificazione ci sblocca in maniera direi significativa l'espressione del momento della coppia elettromagnetica. Vedete, adesso abbiamo il momento della coppia elettromagnetica non in funzione della velocità ma in funzione dello scorrimento, però scorrimento e velocità sono in corrispondenza più lingua. Ma allora a questo punto posso andarmi a calcolare questa funzione o questa, che rappresenta quella che in gergo azionamentistico è chiamata la caratteristica meccanica del motore o anche del generatore, diciamo della macchina, cioè l'espressione che vi dà la coppia all'asse in funzione della qui in funzione dello scorrimento. Allora a questo punto ce l'abbiamo qui, però ce la riscriviamo, cancelliamo un po', no? Il circuito ovviamente è questo, lo abbiamo trasfigurato spostando il cappio questa espressione della coppia anche dal valore di coppia ricavato dal modello in termini di grandezza istantanea, no? La R al quadrato adesso da questo circuito è facile da ricavare, quindi è 3 pi su omega R' diviso S che moltiplica P con S al quadrato diviso R con S più R' diviso S al quadrato più. Ma se volete queste, siccome lavoriamo in questo momento supponiamo che la frequenza sia costante, il prodotto omega L sigma S lo chiamo X sigma S, reattanza di dispersione statorica, e analogamente il prodotto omega L primo sigma R lo battezziamo X primo sigma R, reattanza di dispersione statorica. Quindi a questo punto qui posso scrivere X sigma S più X' sigma R
a fare, devo portare dietro l'omega. Allora, questa è una funzione dello scorrimento, quindi se noi qui abbiamo omega con L, vi ricordo che lo scorrimento è definito come omega su pi meno omega L diviso omega su pi, e quindi è uguale a omega meno pi omega L fratto omega. Quindi sicuramente su questo piano abbiamo un punto che è rappresentato dalla velocità di sincronismo, chiamiamolo omega diviso pi, quanto è omega diviso pi, a cui corrisponde uno scorrimento. Quanto vale lo scorrimento quando la velocità è quella di sincronismo? Vale 0. Quindi significa che noi abbiamo un altro asse, lo disegno qui, che è lo scorrimento, perché quando la velocità aumenta lo scorrimento diminuisce, quindi sono tra di loro contrapposti, quindi qui vale 0. Mentre quando la velocità vale 0, lo scorrimento vale 1. Si vede? Qua voglio rappresentare l'andamento della funzione t della coppia. Allora, per S uguale a 1 ho la coppia all'avviamento, cioè la coppia di spunto si chiama anche, starting torque, ma basta sostituire banalmente S uguale a 1 in quell'espressione, quindi 3P su omega R' R che moltiplica P con S al quadrato diviso R con S più R' R al quadrato più X sigma S più X primo sigma R al quadrato, e quindi è un certo valore della coppia di elemento. Adesso immaginiamo che sia questo per S uguale a 1 alias omega R uguale a 0. Dopodiché se faccio tendere la mia S all'infinito, quindi se faccio il limite, come al solito noi non mettiamo niente, come ho detto, no, per S che tende per esempio più o meno infinito della coppia T, qui c'è, viene 0, viene un numero qui sotto, qui c'è 0, quindi è 0. Quindi diciamo che la coppia tenderà a 0. Ovviamente T in corrispondenza di omega su P, quanto vale? Quanto vale la coppia per quando la velocità è quella di sincronismo? 0. Zero. Che è giusta una forza di velocità. Quindi passa per questo punto. Questo è uguale a T di, quando omega uguale a omega su P significa T per S uguale a 0. Quindi passa per 0. Quindi passa per questo punto. Passa per questo punto, tende a 0 di qua, tende a 0 di qua. Dobbiamo vedere se c'è la massima di qua, perché non dobbiamo mutare questo. No. Quindi dobbiamo sostanzialmente fare la derivata. Sono dubbi? Dobbiamo quindi fare la derivata della coppia rispetto allo scorrimento e studiarne il segno. Vedere quando è maggiore o uguale a 0. Allora mettiamoci con pazienza. Quindi la derivata della coppia rispetto allo scorrimento tiriamo fuori tutto quello che non dipende dallo scorrimento, quindi 3p su omega r di r di con s al quadrato lo mettiamo qui, quindi rimane la derivata di un, allora al denominatore c'ho il quadrato di tutta questa bella roba qui, quindi rs più r' diviso s al quadrato più, mi consentite di fare un'altra semplificazione, x sigma s più x' sigma r
la chiamiamo x sigma t, distanza di dispersione totale, la somma delle due, ok? Così qua scriviamo semplicemente x sigma t al quadrato. Bene, allora al numeratore c'è la derivata di 1 su s, che è meno 1 su s quadro, che moltiplica il denominatore in torso, r con s più r primo r diviso s al quadrato più x sigma t al quadrato. Poi c'ho meno numeratore 1 su s senza alcun tipo di operazione per la derivata rispetto a s del denominatore. La derivata rispetto a s del denominatore è banalmente due volte r con s più r primo r diviso s per la derivata di quell'interno che vale r primo r diviso s al quadrato cosseno di 1. Seguitemi perché a memoria io mi ricordo il risultato, ma a memoria il procedimento non me lo ricordo, ovviamente. Ricomincio, no? La derivata del, perché la derivata rispetto a s di questo termine è 0, la derivata rispetto a s di questo termine quindi viene due volte per questo, per meno del primo r, sì, ok. Oh, il denominatore è tutto quanto, l'ho detto a parole ma non ci ho messo il quadrato. Ma tanto mi interessa il segno, quindi se mi consentite lavoro un attimo soltanto sul numeratore. In evidenza, dunque dobbiamo fare, dobbiamo svilupparlo per arrivare, non so se serve svilupparlo, meno 1 su s però lo possiamo mettere in evidenza a tutto, quindi facciamo così, ce lo mettiamo qua sopra, qua non abbiamo abbastanza spazio, e poi rimane un meno 1 su s, rimane un 1 su s che moltiplica questo quadrato, quindi rimane 1 diviso s per r con s più r primo r diviso s al quadrato più 1 diviso s per x sigma t al quadrato più due volte potevamo mettere proprio 1 su s al quadrato, vedete, perché qua c'è un quadrato pure qui in evidenza, questo c'è dentro, moltiplica tutto, quindi qua possiamo mettere invece di 1 diviso s 1 diviso s al quadrato. Quindi questo rimane pulito, questo rimane pulito senza s, e qui rimane più 2 volte, viene meno, che c'è 2, c'è un diviso s, r con s più r primo r diviso s per r primo r. Seguitemi per vedere il fatto orrore. Dunque 1 su s al quadrato l'ho messo in evidenza, ho messo meno 1 su s al quadrato, lì è rimasto quello così com'era, simile antico, e qua è rimasto meno 1 su s al quadrato, lì è rimasto meno 2 su s, che è rimasto 2,
Ok, dovremmo esserci. Sviluppiamo solo questa parentesi. Tanto qua è tutto positivo e questo qui è sicuramente negativo. Quindi viene R con S al quadrato più R meno R diviso S al quadrato più due volte R con S R meno R diviso S più X sigma T al quadrato meno su S R con S per R primo R, ok, meno 2 R primo R al quadrato diviso S, ok. Allora questo e questo vanno via, quindi rimane solo questo S che mi cambia qui, due meno R diviso S, ah qua è al quadrato, no? Vi trovate, ci sta S al quadrato, okay. Allora rimane RS al quadrato più X sigma T al quadrato, poi c'è R primo R diviso S al quadrato meno 2 R primo R diviso S al quadrato, quindi meno R primo R al quadrato diviso S al quadrato. Se io voglio che studiare il segno, questo è maggiore di 0 quando questo signore è minore o uguale di 0, vedete, perché c'è questo meno davanti e quindi viene fuori S al quadrato che moltiplica R con S al quadrato più X sigma T al quadrato meno R primo R al quadrato meno o uguale di 0, quindi significa che S, questa disequazione è verificata quando S è compreso tra meno R primo R diviso la radice quadrata di RS al quadrato più X sigma T al quadrato e R meno R diviso la radice quadrata di RS al quadrato più X sigma T al quadrato. La soluzione di quell'equazione. Quindi la mia funzione coppia a derivata positiva all'interno di questo intervallo SK meno SK SK, dove SK è quella soluzione che abbiamo trovato, quindi è uguale a R'R diviso la radice quadrata di RS al quadrato più X sigma T al quadrato, ed è invece negativa all'esterno. Quindi la funzione è strettamente crescente qui, strettamente decrescente qui, decrescente, crescente. Quindi questo è un punto di minimo e questo è il punto di massimo. Quindi avrò un minimo e un massimo. E meno S con K. Adesso ci dobbiamo calcolare il valore del minimo e massimo. Ci siete? C'è l'ordinata. E quindi questa è una delle poche formule, non ce ne sono tante da ricordare a memoria, però questo scorrimento si chiama scorrimento di rovesciamento. Adesso capiamo un attimo perché. In inglese breakdown slip, allora andiamoci a calcolare T di SK, T di più o meno SK, quindi il minimo e il massimo. Dobbiamo sostituire l'espressione della coppia che abbiamo lì sopra, quindi avremo
3 pi su omega r primo r diviso più o meno sk. Stiamo provando a fare l'unica relazione in cui ci portiamo, possiamo più o meno sk contemporaneamente per v con s al quadrato diviso r con s più r primo r più o meno questo punto diviso sk al quadrato più x sigma t al quadrato. Dobbiamo sostituire la nostra espressione di sk che abbiamo trovato, quindi viene fuori allora 3p su omega r primo r diviso questo viene più o meno la radice quadrata di rs al quadrato più x sigma t al quadrato, vero? Quando fate r primo r diviso sk moltiplicato v con s al quadrato, qui c'è r con s e qua di nuovo c'è r primo r diviso sk che fa più o meno la radice quadrata di r con s al quadrato più x sigma t al quadrato, tutto al quadrato più x sigma t al quadrato. Ok, allora viene fuori, dobbiamo sviluppare questo quadrato qui sotto, quindi viene 3 pi su omega più o meno, più o meno ce lo mettiamo qua, che moltiplica rs al quadrato più x sigma t al quadrato sotto radice per v con s al quadrato, al denominatore viene il quadrato del primo rs quadro, quadrato del secondo viene la radice, si elimina la radice, quindi viene più r con s quadro più x sigma t al quadrato e poi il doppio prodotto, siccome c'è il più o meno quindi viene più o meno due volte r con s per la radice di r con s al quadrato più x sigma t al quadrato e dove resta ancora un più x sigma t al quadrato. E allora la mia, a questo punto la chiamiamo T con K, cioè la coppia corrispondente, continuiamo a scusare con T più o meno SK, perché dobbiamo, ci sono due valori diversi. Quindi viene fuori più o meno 3P diviso omega radice quadrata di RS al quadrato più X sigma T al quadrato. S quadro, allora r con s al quadrato più r con s al quadrato fa 2 r con s al quadrato, x sigma t al quadrato più x sigma t 2 x sigma t al quadrato, quindi viene due volte rs quadro più x sigma t al quadrato più o meno due volte r con s per la radice di r con s al quadrato più x sigma t al quadrato. Guarda che non lo mantenete essere direttamente il risultato finale, io preferisco dimostrarle le cose, perché se uno le dimostra gli rimangono in testa, non riesco, se sbaglio no, è tipo poesia. Allora adesso a questo punto sapete cosa faccio? Divido tutto per questo termine numeratore e denominatore per la radice, quindi viene più o meno 3p su omega v con s al quadrato. Quando divido questo termine rs al quadrato più x sigma t al quadrato diviso la radice di rs al quadrato più x sigma t al quadrato, qua rimane la radice, quindi viene due volte, due lo metto in evidenza a tutto, ce l'hanno tutto, quindi viene la radice di rs al quadrato più x sigma t al quadrato più o meno
3π su omega di con s al quadrato diviso due volte r con s più la radice quadrata di r con s al quadrato più x sigma t al quadrato. E invece il minimo, chiamiamolo t secondo k, che è uguale a 3π su omega col meno v quadro s due volte che moltiplica meno r con s più la radice quadrata di rs quadro più x sigma t al quadrato. Scriviamolo meglio questo, mettiamo il meno qui e uguale. Bene, cancelliamo il vivo superiore. A questo punto siamo in grado di disegnare la nostra caratteristica. Quindi avrò un valore, immaginiamo, di primo k. In valore assoluto tra t primo k e t secondo k, che relazione d'ordine c'è? Cioè chi è più grande? Lasciate perdere il segno davanti. Perché c'è un più piccolo che meno. E adesso capiamo, tra un istante spero capiamo anche il significato fisico. Quindi che t secondo adesso è un po' più grande, e quindi la vostra caratteristica. Guardate, sono abbastanza vicini perché R con S è piccola e subito ho rappresentato, ho amplificato la differenza tra T primo K e T secondo K. Quindi questa è la caratteristica meccanica, cioè all'asse della macchina, la coppia che ritrovo al variare della velocità della macchina a singolo. Bene, posso individuare tre regioni diverse. Allora, tiro la retta verticale qua per s uguale a 0, questa regione, la regione in cui lo scorrimento è compreso fra 0 e 1, vedete, qui lo scorrimento è 0, qui lo scorrimento è 1, poi ho la regione in cui lo scorrimento è maggiore di 1 e infine la regione in cui lo scorrimento è minore di 0. Io vi ricordo il flusso di energia, l'abbiamo cancellato. Okay. Allora, cominciamo a considerare la regione scorrimento compreso da 0 e 1, che è la regione di funzionamento da motore. Perché la regione di funzionamento da motore? Per l'analisi fisica che abbiamo fatto e anche perché diciamo la macchina tende, una volta alimentata parte, tende a portarsi il più possibile, se non ci fosse coppia resistente, vedete, se la coppia resistente fosse 0 si porterebbe alla velocità di sincronismo. In questa condizione la potenza al traferro è positiva, quindi c'è una potenza trasferita dallo statore al rotore e dal rotore all'asse, quindi sta funzionando la motore, prende energia elettrica dalla rete e la trasferisce all'asse, ok? Quindi questa è la regione di funzionamento da motore. Ho quest'altra regione, qui lo scorrimento è negativo. Quando è che lo scorrimento è negativo? Guardate la definizione di scorrimento. La velocità del rotore è maggiore di quella del cambio. E come posso ottenere una condizione di questa? Lo trascino io, gli metto un motore all'asse, gli metto un motore all'asse, quindi questa, ecco perché qui la coppia è negativa, perché è una coppia che io devo vincere, cioè il motore naturalmente farebbe questo e si forma qua, si ferma qua, no? Se voglio portarlo a scorrimenti negativi, la coppia diventa negativa, significa che sono io che devo applicare all'asse una coppia
per farlo andare più veloce del campo rotante. Ma se faccio questo, la potenza al traferro come diventa? Di segno negativa. Quindi che succede? Si inverte il flusso di energia, dall'asse vado verso la prima. Sto funzionando da generatore. È però un generatore un po' strano. Ma cosa ci puoi dire? Beh, per voi il generatore dovrebbe essere quello. Avete presente quelli che vendono lo zucchero filato? C'hanno quell'aggeggio, oppure quelli il torrone, diciamo, nelle feste patronali. C'hanno il gruppo elettrogeno, mettono benzina, quindi hanno un motore diesel o un motore a benzina che fa girare un asse, l'asse del motore, l'asse del generatore, e ai morsetti del generatore voi ottenete energia elettrica. Va bene? Bene, se prendete un motore asincrono e fate un'operazione del genere, quindi voi avete il vostro motore col suo asse, vi mettete qui, ci flangiate un motore prima e lo fate girare, ai morsetti non esce niente. Perché non esce niente? Perché questo per funzionare ha bisogno del campo rotante, ci vuole qualcuno che generi il campo rotante, ci vuole energia elettrica per far circolare, ci vuole l'alimentazione per far circolare le correnti necessarie a sostenere il campo magnetico rotante. No. Quindi questo funziona da generatore, ma deve essere comunque alimentato. Quindi funziona da generatore su una rete che è già in tensione, cioè non va bene lo zucchero filato, per la bancarella dello zucchero filato. In realtà, questa è una cosa che si è persa nel corso degli anni, si trova ancora in qualche libro, c'è un Euler, cioè. In realtà si può immaginare un'autoeccitazione con dei condensatori, ci sono delle condizioni per cui il motore si potrebbe autoeccitare mettendo dei condensatori all'ingresso, però insomma è un'applicazione, chissà che non torna in auge, che ha un interesse più che altro teorico per il momento. Quindi dove si usa allora come generatore? Per esempio, nei grandi impianti idroelettrici, gli impianti idroelettrici, voi sapete come funziona un impianto idroelettrico, sostanzialmente avete una cascata, una caduta d'acqua, questa caduta d'acqua ci mettete una turbina, la turbina è collegata a un generatore, è un generatore sincrono, lo studieremo più avanti, nella seconda metà di novembre, e il vostro generatore poi va, io faccio lo schema unifilare, va alla rete. Quindi alimentazione alla rete, cioè qui adesso può funzionare anche la macchinetta con zucchero filato, anche se sono turbine piuttosto grandi, cioè vi genera energia elettrica. Poi può capitare all'interno di questi impianti che ci siano qui muri, ma non muri perché dovete stare muri, perché se no non riesco a parlare. C'è questo vizio che non mi riesco a togliere di pensare. Può capitare che, diciamo, questo è il salto principale, a un certo punto ci sia per esempio un salto più piccolo che magari è antieconomico da utilizzare con un generatore sincrono che costa, insomma, sono piuttosto impegnativi, però è un peccato non perdere, è un cascame energetico che conviene, diciamo, comunque tenere. Allora a quel punto si mette una piccola turbina e si mette un generatore asincrono. Il generatore asincrono si collega pure lui alla rete e non funziona, però perché trova la rete già in tensione alimentata dal primo generatore, okay. Quindi le macchine asincrone possono funzionare dal generatore, però a parte avere una rete sotto tensione che li alimenta. Hanno ritrovato una nuova giovinezza i generatori asincroni con gli impianti eolici. Non abbiamo tempo per dilungarci, ma diciamo le turbine eoliche normalmente inizialmente erano collegate a delle macchine sincrone, dei generatori sincroni, qua c'è la navicella e il collegamento poi ovviamente alla rete, qua dentro c'è sostanzialmente un generatore e poi diciamo adesso. Il problema di questi impianti qual è? Quello che io devo effettuare una regolazione, perché non è che mi posso collegare. Allora, finché sto in isola, funzionamento in isola, cioè sto nel deserto oppure diciamo nel far west,
metto la mia turbina eolica, generatore, qua a casa mia, che la frequenza sia 50, 60, 70, 80, a seconda della che la velocità dipende dalla velocità con cui ruota. Non me ne frega, tanto si accende la lampadina, si accende un po' di più, un po' di meno, non importa, la lavatrice va più veloce, meno veloce. Quando invece però mi devo collegare alla rete che è 50 Hz, io qua devo generare a 50 Hz, ripeto, questi problemi vi saranno più chiari quando studieremo i singoli, però devo generare a 50, quindi quello deve andare a una certa velocità e quindi devo effettuare una regolazione per compensare le variazioni di velocità del vento. Tant'è che queste turbine funzionano in un certo range di velocità del vento, al di fuori di quel range che stacca. O se il vento è troppo, o è troppo poco, è troppo forte, è troppo poco, vengono staccate dalla rete, cioè non generano più, perché non riesco più a tenere dietro alla frequenza che devo realizzare. Bene, oggi si usano delle macchine asincrone, perché ovviamente sono collegate a una rete in tensione, quindi possono funzionare da generatore, e regolate, poi diremo qualcosa, addirittura sul rotore, alimentate sul rotore, come abbiamo detto inizialmente, però abbiamo fatto il modello con l'alimentazione anche sul rotore generale, perché oggi sono tornate in moda queste slip regulated asynchronous machine. Va bene, torniamo a noi. Allora, può funzionare da generatore. Allora a questo punto siamo pronti per rispondere alla domanda: perché T secondo K in valore assoluto è maggiore di T primo K? Prima di lanciare, avete il 50%, no, non è anche il 50%, qua dovete dare una spiegazione fisica, scusate. Prima di lanciarvi, torniamo un attimo a vedere il significato di T. Quando T è positiva significa che è una coppia che io ottengo all'asse, quindi sta funzionando a motore, in qualche modo c'è una coppia che io ho all'asse. Se T è negativa è una coppia che io devo imprimere all'asse, devo vincere all'asse. Qui funziona da generatore, qui funziona da motore. Allora perché T secondo è maggiore di T primo K? È chiaro che quando funziona da motore, la coppia, la potenza meccanica, io la ottengo a valle del degrado energetico rappresentato perdite joule statoriche, perdite del ferro, perdite joule rotoriche. Quando la macchina funziona invece da generatore, le perdite a carico di chi sono? Chi è che le sostiene? La linea energetica si inverte, no? Va da questa parte. E quindi è l'energia meccanica che io conferisco all'asse che deve compensare. Prima di cominciare a generare, io devo, diciamo, fornire all'asse energia tale da vincere, da bilanciare, da compensare le perdite già rotoriche, le perdite del ferro e le perdite dello statore. Quindi la coppia necessaria è più grande nel funzionamento, la coppia massima nel funzionamento del generatore, ma mediamente per ogni valore di scorrimento, questa funzione non è simmetrica rispetto a scorrimento zero, la coppia è più grande di quella che ho nel corrispondente funzionamento del motore, perché nel funzionamento del generatore sono a carico dell'asse, a carico del motore primo le perdite, quindi la coppia è quella che serve per trasferire energia alla rete e per compensare le perdite. Mentre nel funzionamento della motore la coppia lo ottengo a valle del cascame energetico dalla rete ottenuto dalla rete. Sono stato chiaro, il concetto è chiaro, cioè in un caso è la rete che sostiene le perdite, quindi la coppia mi viene più bassa, questo mi viene dalla rete, quindi parto dalla rete, tolgo le perdite e ottengo la potenza meccanica. Qui invece parto con la mia potenza meccanica, compenso le perdite e vado in rete, quindi a parità di tutto qui ce ne vuole di più. Quindi abbiamo spiegato il significato fisico. Adesso vediamo questa regione. In questa regione lo scorrimento è maggiore di 1. Che significa? Quando è che lo scorrimento è maggiore di 1? Guardate quella reazione. Quando è che questa cosa è maggiore di 1? Si può proporre anche all'asilo una cosa del genere. Dai, insomma, un asilo per persone già superdotate. Allora, è maggiore di 1 quando, per esempio, omega P e omega R hanno segno opposto. Quando omega su P è negativo. No, se voi mettete meno omega su P qui dentro, oppure se volete quando omega R ha segno, quando diciamo il campo e il rotore vanno in direzione opposta. Vi trovate?
Quindi questo come si può ottenere? Beh, per esempio, se voi la macchina sta funzionando con un certo a una certa velocità, per invertire la direzione del campo rotante cosa basta fare? Basta invertire due fili, basta invertire la sequenza dell'alimentazione. Vedete, l'alimentazione di fase in cui la fase 1, fase 2 e fase 3, e abbiamo ricavato l'espressione della velocità del campo magnetico rotante per una certa configurazione. Se voi invertite la configurazione, quindi invertite due fili, quindi invertite la sequenza delle fasi da 1, 2, 3, fate 1, 3, 2, il campo rotante gira dall'altra parte. E quindi, diciamo, avete questa situazione. Che succede in questo caso? La regola è sempre la stessa. Il rotore cerca di portarsi alla velocità del campo rotante statorico, quindi la macchina rallenta, frena. Questa è una zona in cui qualcuno dice si chiama freno. Non è proprio, in inglese si chiama la zona di plugging. La macchina, diciamo, rallenta in questa zona. Se andiamo ad analizzare il flusso dell'energia, diciamo, l'energia, allora voi avete la macchina comunque assorbe energia dalla rete perché lo scorrimento è positivo. Ci siete? Però all'asse la coppia è positiva, ma la velocità è negativa. E quindi la coppia meccanica, la potenza meccanica all'asse è negativa. Quindi la macchina, vista come black box, come scatola nera, la mia macchina sì, assorbe energia sia dalla rete che dall'asse. Dall'asse perché il prodotto T omega R è minore di 0, perché la velocità è negativa. Dalla rete perché lo scorrimento, la potenza di ingresso è maggiore di 0 perché S è maggiore di 0. Dove la dissipa questa energia? La dissipa sugli avvolgimenti di statore di rotore. Se la macchina frena, rallenta, perché la velocità del rotore prima si deve azzerare e poi si porta dall'altra parte. La macchina frena e ovviamente l'energia cinetica immagazzinata nelle masse rotanti da qualche parte deve essere dissipata, perché qua non ci sono freni a ceppi, non ci sono attriti, viene dissipata negli avvolgimenti rotorici. Quindi in questa regione bisogna stare molto attenti che la corrente può diventare abbastanza elevata. Allora, per studiare la macchina io ho bisogno di questa caratteristica. Ovviamente noi ci concentreremo sulla regione da motore. L'altra, diciamo, grandezza che devo tenere sotto controllo ovviamente è la corrente assorbita, perché devo stare attento che non ecceda il valore nominale. Beh, la I primo R è molto semplice, è V con S, se facciamo riferimento al circuito equivalente semplificato, diviso dalla radice quadrata di R con S al quadrato più R' R diviso S al quadrato più X sigma T al quadrato. Diciamo che la I'R, se trascuro la corrente che va nel cappio, coincide quasi con la I con S. Però a questo punto, da questa relazione si vede una cosa molto semplice, che la corrente è una funzione crescente dello scorrimento. Cioè, se io potessi andare a fare qua sotto, non riesco a fare, non ce l'ho qua. Poi ci mettiamo l'asse di scorrimento. Qua ci vediamo magari su T 0 0, 1. La corrente I con R, ovviamente, la I' R, per S uguale a 0 quanto vale? Quanto vale la corrente rotore? Ma senza guardare la formula, la corrente del rotore quando lo scorrimento è uguale a 0, quanto vale? Lo scorrimento 0 significa che la macchina è al sincronismo. Se la macchina è al sincronismo non ci sono forze elettroniche indotte, quindi non c'è corrente e quindi viene 0. Ma viene 0 anche matematicamente, fortunatamente.
perché quando questo è 0 questo viene infinito, il numero di disinfinito fa 0. Meno male, anche se le formule dicono una cosa diversa dalla fisica, come dicono sempre i miei collaboratori, significa c'è qualcosa che non va. Quindi parte da 0 e mano a mano che lo scorrimento aumenta, questo termine diminuisce, la corrente aumenta, quindi ha un andamento di questo tipo. Chiaramente dall'altra parte è uguale, questa è l'ampiezza, quindi sarà in questo modo il funzionamento del generatore. Quindi è una funzione crescente dello scorrimento. La differenza tra icon R e icon S ha lo stesso andamento, è che icon S per omega R uguale a omega su P, ovvero per S uguale a 0, al sincronismo, la primo R è uguale a 0, ma la icon S non è 0. Perché quando si apre il ramo rotorico, sia in questo circuito che in questo, comunque continua a circolare la corrente necessaria per creare il campo rotante e per sostenere le perdite del ferro. Quindi la differenza, questa è la I'R, questa è la I'R, la I con S non andrà meglio di questo tipo, e qua in corrispondenza di S uguale a 0 non c'è nulla, ma corrisponde alla corrente I con 0. Questa è la I con S. Allora, se ho domande, noi ci possiamo fermare qua. Siete riusciti a seguire abbastanza? Adesso sì. Siamo usciti dal tutto delle formule che però servono per capire. Ah, volevo dire di valore. Normalmente lo scorrimento di rovesciamento per una macchina di costruzione standard è dell'ordine del 10-15%, 20%, quindi significa che 10% significa 0,1, 20% 0,2, insomma, difficilmente si arriva oltre per macchine di costruzione standard. Bene.